Salve a tutti e ben ritrovati qui in Sai Che in Puglia. Questa sera ci troviamo alla casa di Giuseppe Sonnante, dove ci ha contattati per far vedere il suo bellissimo presepe e noi siamo stati ben felici di accogliere questa sua richiesta. Quindi oggi siamo qui a casa di Giuseppe, dove ci racconterà per prima cosa come ha realizzato questo suo bellissimo presepe. Ciao Giuseppe. Buonasera a tutti. Grazie specialmente a voi che siete venuti qua per intervistarmi e per vedere questo presepe realizzato con una sciarretta vecchia e diverse altre cose vecchie che ho trovato, come ad esempio queste panchine che ho realizzato io da pezzi di legno di ulivo e altre, diciamo, sgabelli, braciere, una tina vecchia per lavare le robe con lastricatura, una vecchia bicicletta di anni 30 con delle zappe come si usavano una volta, e questo è tutto ciò che posso raccontare. E senti, è da quanti anni che ti occupi, cioè che ti viene questa bellissima idea di realizzare presepi? Allora, i presepi li ho fatti sempre da piccolo, da quando ero piccolo con mia madre, e dopo, da quando sono sposato, che sono 27 anni, li ho sempre realizzati a casa, però non di questo genere, presepi molto più piccoli, e sono 3 anni che sto realizzando il presepe sotto questa veranda, però ogni anno cambiando tipologia. L'anno scorso feci una capanna grande, l'anno prima feci un presepe molto più ridotto, siamo andati piano piano sempre a ingrandirci. Quest'anno avevo questa sciarretta e mi è venuta l'idea di realizzarlo con questa sciarretta. Quindi è stata la sciarretta che ti ha portato l'idea a realizzare questo presepe. Molto bene. E che materiali allora hai utilizzato? Vedo delle pietre. Queste pietre diciamo, mi piace trovare le pietre e le conservo, le conservo. E quest'anno l'ho riuscito a portarle tutte qua per realizzare intorno al presepe, dove ho fatto la cascata, per non rimanere nuda questa cascata, l'ho realizzata tutta con le pietre. È molto bella. E ora sicuramente entreremo nel dettaglio. E poi ci vuoi raccontare qualche altra cosa di questo bellissimo presepe che hai realizzato qui in questo Natale 2021? Queste fusine sono delle fusine vecchie trovate buttate che ho cucito. Stanno tutte cucite da me prima di realizzare il presepe. Quella quarta pure l'ho cucita interamente perché stava buttata su un parete. Sono ricordi dei nostri nonni che dopo vengono buttati. Oramai dice un come, qualcosa di rotto. Come ad esempio c'è pure quello bacile vecchio dove una volta si lavavano le persone. Sono tutte cose vecchie che si possono tutte ritrovare e riutilizzare per realizzare un bellissimo presepe. Come c'è il battipanno, il cestino, il secchio che si usa una volta per prendere l'acqua dentro i pozzi. Insomma, ci sono un bel po' di oggetti antichi, sì. Ecco, sì. Va bene Giuseppe, e noi adesso ci gusteremo il tuo bellissimo presepe piano piano. Thank you.
E beh, e con questo allora vi ricordo di iscrivervi al nostro canale Sai Che in Puglia, e io con questo ti saluto, grazie per averci chiamato. Grazie a voi. Buone feste e grazie. Spero di rivederti l'anno prossimo con un altro bellissimo presepe. E sai che può interessare o coinvolgere anche te. Ciao a grazie tutti. Grazie a tutti, buon anno.